Buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono su Tra le righe di Reading with Love, il nostro spazio dove si parla di libri, di lettura, di scrittura. Stasera abbiamo un appuntamento con una persona un po' diversa dal solito, con Simonetta Saudino, che non nasce scrittrice, ma una passione, la sua passione principale, che è il collezionismo di bambole, l'ha portata a innamorarsi prima di una bambola e poi di chi l'aveva creata. Da questo è nato un libro speciale, perché sì, è per collezionisti sicuramente, può interessare a chi ha la stessa passione di Simonetta, ma racchiude una storia di una donna, di un'eccellenza italiana, di un artista. E non solo come artista, ma racconta della sua creatività, del suo carattere forte, della sua famiglia, dei suoi ricordi in maniera molto emotiva. Quindi Simonetta Saudino ha scritto un bellissimo libro che stasera ci presenterà. Lei è nata a Sarzana, dove vive con il marito e quattro stupende figlie. Che credo dopo ci spiegherà se anche loro sono così appassionate come lei di queste sue meravigliose bambole. E di punto in bianco ci fa trovare tra le mani questo bellissimo libro che vi faccio vedere. E insieme a questo libro vedremo anche dal vero le sue bambole. Simonetta, allora. Raccontaci sin dall'inizio il tuo incontro con Lilibet, questa bambola spettacolare che ti ha fatto innamorare. Ciao Susanna e grazie per l'invito in questo spazio dedicato alla scrittura. L'incontro con Lilibet risale a tantissimi anni fa, credo fossero gli ultimi anni, sì, prima del 2000 sicuramente. Fu acquistata da una mia carissima amica che poi l'aveva ceduta ad un'altra amica, come si fa abitualmente tra collezionisti, c'è questo passaggio di tesori ritrovati e che viaggiano da una collezione all'altra. Quando io gliela richiesi, mi disse che appunto l'aveva ceduta, ma contattammo subito la comune amica che me la diede con piacere. Ma non sapevo assolutamente che tipo di bambola fosse, perché non avevo mai vista una uguale e neanche simile. E all'inizio l'avevo attribuita come epoca agli anni 20, cioè con questa sua fisico, questo suo fisico così longilineo, così con le gambe lunghe, mi sembrava quasi un personaggio futurista. Infatti la chiamavo la bambola lunga o la bambola futurista. Era una bambola senza nome. La facciamo Ecco, vedere visto che ne parli. siamo qui, eccola qua. È una bambola molto particolare, Molto molto particolare. particolare, è una bambola in un materiale che si chiama composizione, un materiale molto diffuso nella produzione delle bambole sia in Italia che in altri paesi del mondo. Ogni azienda aveva un po' il suo segreto perché la composizione, come dice il nome stesso, è una mescolanza di elementi diversi. Nel caso di Lilibet, molto probabilmente la base è il gesso perché è una bambola molto pesante e le bambole pesanti generalmente sono a base gesso. È una bambola delicata perché chiaramente è un materiale che se cade si rompe. E niente, era una Perché si figura che chiama Lilibet? mi risultava misteriosa perché effettivamente ha un'espressione. Cerco di metterla vicino in modo che vediamo, la giriamo. Ok, l'abbiamo trovata la posizione. Ha un'espressione particolare a seconda di come ti guarda. Tu cogli un aspetto diverso che va dall'estrema timidezza al mistero, a una sensazione quasi di ironia. E mi era piaciuta molto questa sua aria così indefinibile. Poi, anni dopo, ritrovai delle notizie su una bambola praticamente gemella,
che era stata esposta al Museo di Canneto sull'Oglio per una mostra temporanea. La proprietaria della bambola, la dottoressa Siccardi, accompagnò diciamo, l'esposizione con una sua scheda in cui diceva che la bambola, che aveva all'inizio in origine tre teste, e la dottoressa aveva l'esemplare della Lilibet con le tre teste, l'aveva esposta, era attribuibile ad una pittrice veneziana, Gioconda Velluti, perché aveva ritrovato in lei degli elementi che la riportavano a una produzione successiva della Velluti, cioè a bambole prodotte per Furga negli anni 60. Bambole più celebri, però, che io, pur essendo stata una bambina generazione Furga e pur avendo giocato tantissimo con le bambole, io queste bambole non le conoscevo perché probabilmente ero troppo piccola quando erano state prodotte e non mi erano mai state regalate. Quindi a quel punto mi sono messa alla ricerca di notizie che sono state veramente frammentarie fin dall'inizio, non c'era niente, 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 io continuavo a cercare, poi piano piano sono riuscita a comporre, sono riuscita a stabilire dei contatti molto faticosamente e con dei parenti. In particolare devo dire che mi sono stati di grande aiuto la nipote più giovane e il fratello che mi hanno fornito le maggiori informazioni sulla zia e mi hanno permesso quindi di creare un profilo psicologico più preciso in base ai loro ricordi, ovviamente. E diciamo che nella storia diciamo, di Dina Velluti, Lilibet è la sua prima bambola, cioè con lei inizia a collaborare con le aziende produttrici di bambole, ma lei fino a quel momento è un'artista, una pittrice. E come le è venuto di fare questa bambola? Cioè, Ecco, come questo passaggio dalla pittura alla scultura è sconosciuto. Cioè, lei partecipa, ha avuto diverse partecipazioni alla Biennale, scusa, alla Fondazione Bevilacqua La Masa nel 1937 con una figura, con una pittura. Ha partecipato a mostre, ha esposto delle tele che hanno riportato anche successo e sono stati scritti degli articoli su di lei quando era più giovane. E poi successivamente, poi c'è la guerra che la vede partecipe della resistenza veneziana e fino al 49 si perdono le notizie di Dina Velluti, finché nel 49 partecipa alla Fondazione Bevilacqua La Masa nuovamente a una collettiva. A questa collettiva è collegato un concorso di arti decorative e lei partecipa con questa bambola a teste intercambiabili, che è quella che poi diventerà l'anno dopo una bambola d'artista che produrrà diverse quantità, ma non si sa con precisione quante, e si chiamerà Lilibet. L'ha chiamata lei, Lilibet. Chiamata lei Lilibet e diciamo la testimonianza l'abbiamo da un articolo della rivista di architettura Domus del dicembre del 1950, in cui l'autrice dell'articolo, che è la figlia di Gio Ponti, la signora Lisa Ponti, scrive: una pittrice ha inventato una nuova bambola. Sottolineando quindi in questo modo il ruolo della Velluti, la sua identità di artista, quindi una pittrice. L'invenzione, perché effettivamente è una bambola brevettata. Dina Velluti chiede la licenza e chiede di brevettare la bambola, quindi c'è proprio il brevetto di questi arti snodati fantastici, perché non so se riuscite con questi snodi diagonali, gambe, braccia e polsi, quindi che permettono i movimenti in tutti i modi. Ma la caratteristica di Lilibet diviene il fatto che
è concepita come una bambola che ha una sua storia. E la storia non è una, la storia sono tante perché i bambini che giocano con Lilibet, in teoria, perché è da vedere quanti bambini in realtà ci abbiano giocato, ripeto, in teoria devono creare loro la sua storia. Perché? Perché Lilibet ha un baule. Viene venduta con un baule con 24 capi di abbigliamento a seconda delle situazioni, cioè è una Barbie ante litteram. Siamo Veramente. nel 50 e Barbie è del 59. Però queste situazioni non si verificano nell'arco della vita di una, diciamo, adolescente, ma cominciamo dal grembiulino dell'asilo e finiamo col vestito da ballo. Quindi c'è il percorso della vita di Lilibet e quindi questo si presta a diverse forme di regia. Certo. Lei, tu di questi abiti non ne hai Non della ne tua ho, no, però origine. sul libro c'è il fotografato il baule perché diciamo il proprietario di una Lilibet che è la più completa ha anche il baule, quindi alcuni capi sono visibili, ma non credo ci siano tutti e 24. Mi dicevi che comunque ci sono pochissimi. Pochissimi esemplari, sì, si contano sulle dita di una mano. Comunque tu poi da qui sei entrata nella vita di Dina Velluti, hai scoperto una donna un po' particolare, no? Sì, Interessante. una donna molto particolare, una donna molto moderna, controcorrente, una donna che non si piega a nessuno perché persegue la sua idea, ma l'esempio più eclatante, diciamo, del suo percorso è stato l'incontro con Disney, perché Walt Disney nel 1951, quindi consideriamo che Lilibet le prime sono del 50, nel 1951 Walt Disney fa un viaggio in Italia e una tappa in Venezia. Lì incontra Dina Velluti che gli fa dono di una Lilibet. La scena è ritratta in alcune fotografie e inoltre anche in un filmato dell'Istituto Luce, proprio mi pare sia il titolo Disney a Venezia, una cosa del, sì, Walt Disney a Venezia. Sappiamo per certo che Disney voleva comprare il brevetto di Lilibet, ma che Dina Velluti all'inizio sembrava abbastanza favorevole, poi dopo invece decide di non cederlo, un po' per difendere ovviamente la sua creatura, quindi non intendeva cederlo a nessuno, nemmeno a una personalità così mondiale come era lui, ma anche perché era una donna famosa per detestare tutto ciò che diventava burocrazia, pega, qualche, cioè lei praticamente voleva giocare finché il gioco durava, le piaceva. Quando il gioco si trasformava in qualche cosa di diverso e di più complicato, combattere non faceva per lei e quindi abbandona totalmente la trattativa con Disney che se ne ritorna in America senza Lilibet. Poveretto, si vede che era destinato a combattere con donne difficili. Ci ricordiamo la difficoltà che ebbe con Pamela Travers per realizzare il film Mary Poppins, dal libro della Travers, appunto. Quindi si Lui vede che si la sua. trovava con Sì, queste donne. lei era così, cioè, e però ancora una volta il suo carattere contraddittorio. Questo avviene nel 51, 2 anni dopo, nel 53. Mette un annuncio sul Corriere della Sera in cui scrive che un artista propone nuovi modelli di bambole. L'articolo quindi contraddice totalmente quello che ha fatto 2 anni prima, Certo. probabilmente perché nel frattempo si era resa conto della difficoltà di vendita di queste bambole, perché quello che le mancava non era certo l'estro, la capacità, l'arte, la sensibilità, era il marketing, era la capacità di piazzare quello che produceva sul mercato e in più anche la produzione risultava molto complessa. Ma Quindi scusa, cerca di chi è arrivare. che produceva Lilibet all'inizio?
All'inizio era lei col suo marchio Creazioni Ziadina, E quindi le faceva tutto lei praticamente. Quando si accorge che non ce la fa a distribuire queste bambole come vorrebbe, allora 2 anni dopo, quindi, scrive l'annuncio sul Corriere della Sera, che viene letto dal professor Ferdinando Furga, erede dei Furga, che all'epoca era anche proprietario, aveva comprato l'azienda Levia. Quindi incontra la Velluti, che inizia una collaborazione con lui e tenterà una seconda produzione di Lilibet, a cui aggiungerà i neonati, che poi vedremo nelle foto che ci farà vedere Camilla. Ma risulta la produzione troppo difficile, troppo complicata e troppo costosa. In più, il pubblico non è pronto a capire dei volti con determinate caratteristiche espressive, perché sono veramente, come dire, inconsueti. Consideriamo che siamo negli anni 50, quindi è un momento ancora molto eterogeneo per quanto riguarda la produzione della bambola. C'è un po' di tutto, c'è il vecchio, c'è il nuovo che cerca di farsi avanti, ma non sono ancora i tempi giusti. Bisogna aspettare di arrivare alla metà degli anni 50. Però lei Quando? faceva dei caratteri, praticamente, faceva Sì, quella era un frase accento. caratter. Sì, diciamo che è più vicina al genere character, ma più ancora che character, perché character fondamentalmente è una bambola, diciamo, realistica, con un'espressione molto caratterizzata. Invece le sue non sono bambole tanto realistiche, sono bambole in cui lei praticamente che lavoro fa? Lei astrae un'espressione. Poi la fa diventare bambola. Quindi è qua una forma di quasi fumettistica, è come idea. Cioè a me ricordano molto certe immagini americane come suggerimento immediato, tipo la Pazzi, tipo lo Skippy, tipo queste figure così buffe e divertenti che diventano poi bambole, quasi dei fumetti. Però poi vedremo che in realtà questa astrazione non è proprio così totale, perché lei da una realtà parte, che è la realtà della sua cerchia familiare, dei bambini, dei suoi nipoti. Non a caso il suo primo nome d'arte è Ziadina. Certo. Vediamo un po' delle sue bambole furga, Camilla. Camilla? Quando sono? Sì, scusate. Via l'audio, me. Allora. Sì. Vediamo, per esempio, ce n'è una che è mancina, no? Esatto, è il Tonino, guarda, ce l'ho anche qui, se lo volete vedere. Allora, il Allora, Tonino. Tonino è diciamo, la prima bambola che Dina Velluti realizza in collaborazione con Furga. Siamo nel 1956. Che cosa fa? Se lo guardiamo in realtà non è poi così diverso, poi lo Se vedremo mi dopo. porti su Simonetta, così ci fa vedere il Tonino. Allora, mi sono bloccata, Vai, vado con. riportaci su Simonetta un attimo. Su Simonetta? Ecco, questo è Allora. Tonino. Tonino, l'originalità del Tonino, che cosa fa Dina Velluti? Siccome è una che non si arrende, quindi si trova a combattere con la sua visione grande che poi ha difficoltà a realizzarsi, abbiamo visto precedentemente, però lei chiaramente non demorde. Quindi la sua sfida, che è quella di imporre il suo gusto nell'ambito delle bambole, lei continua a portarla avanti. E quindi che cosa fa nel 55? Produce una bambola come Tonino, che è mancino e per di più senza occhi. Cioè, non so se riuscite a vedere, al posto degli occhi ha due tagli. Non so se lo vedete, penso di sì. Ecco, quindi non riesce a realizzare e a imporre i suoi gemelli che erano somiglianti, uno era molto somigliante a lui. E che cosa fa?
impone e propone, impone una bambola senza occhi che quindi sarà ricordata da tutti non per quello che ha, ma per quello che non ha, perché In più, appunto ha due taglie al posto degli occhi. In più non si ferma, l'originalità continua con due meccanismi semplici che sono una leva dietro al seggiolone e un anello con dei fili passanti nel corpo della bambola, sotto alla bambola, fa azionare, quindi crea un'interazione tra il bambino e la bambola, in questo caso è piacque molto, e quindi si solleva, ecco, e batte. perché ha fame, Tonino ha fame. Perché fame, quindi anche un bambino che diciamo poco educato, che non aspetta il momento del cibo, ma che si impone, perché la personalità delle bambole della velluti non sono affidate soltanto al volto, ma anche o al movimento, quindi come abbiamo visto in Lilibet, in Tonino, in Cappuccetto Rosso, e anche oppure in quelli che non hanno movimento, a quella che è la posizione del corpo. A volte ce ne sono alcune ripiegate, quindi dà una sensazione, per esempio il Pieretto, vedendolo si ha la sensazione della timidezza, della bambola molto, così, molto, molto timida. E la Ninetta è simile, però un pochettino diversa. Diciamo che sono come tanti componenti della stessa famiglia. Adesso possiamo vedere la foto, se la Camilla è pronta. Secondo solo. Hop. Le vedete? Queste Lilibet che abbiamo visto da casa, queste Questa è la sono le due teste, una e poi l'altra, le due teste intercambiabili della prima Lilibet, quella che invece ha prodotto poi Perlevia per un brevissimo periodo e che poi non ha avuto successo, aveva invece un meccanismo di rotazione. Questo è uno dei gemelli Mizzi, prodotto già da Levia. E ha la testa girevole, cioè un incastro girevole, non col gancio come per Lilibet. Questo è l'altro, il Frizzi, è l'altro bebè, sempre produzione Levia. E questo è neonato, invece neonato fa parte ancora della prima produzione dei velluti, è firmato dietro la testa e numerato. Questo somiglia un po' a quei bebè. Sì, Questo? scusate. Questo è Tonino, questo che abbiamo visto adesso è il Giusto. Tonino, sì. Il bambino, questo è Pieretto, non lo vediamo di lato e sarebbe più evidente la posizione della testa leggermente ripiegata in avanti e che dà questa una sensazione proprio di timidezza al proprio la. La testa leggermente abbassata, un collo lunghissimo. Oh, scusate. Niente. Questo è Cappuccetto Rosso, è una bambola difficile, anche questa, prodotta da Furga per brevissimo tempo, costosissima, quindi ebbe poco mercato. Ha le due gambe, una gamba, le gambe dritte che sono diciamo intercambiabili con la gamba rotante, che è quella che al momento la bambola ha montato, e dietro alla gamba rotante c'è una maniglia che è una specie di manubrio lungo per cui che va ad incastro nel meccanismo della gamba, che ha una specie di parte in ferro e quindi va a incastro, e il bambino spingendo faceva balzare, saltellare Cappuccetto Rosso in un movimento simile proprio a quello della favola, come ce la immaginiamo mentre corre nel bosco. Questo è Giacomino, sempre una produzione Furga, molto simile al Frizzi, però ridotto nelle proporzioni e in materiali diversi. Ecco, c'è da dire che con Furga c'è l'avvento del nuovo materiale, che è il vinile, cioè la plastica. Quindi che diciamo supera la composizione, ed è per questo che una bambola come Tonino, che probabilmente sarebbe stata molto difficile da capire fosse stata in altro materiale, è stata salutata come una novità e recepita perché esprimeva proprio nuovo, cioè
l'uso del nuovo materiale, cioè il vinile. Certo. Questa è Ninetta, simile al Tonino, del 1960-61, ha una specie di pinza interna per cui premendo la pancia apre e chiude la bocca, sembra quasi che respiri o mandi dei baci, o insomma si presta, oppure che può anche succhiare il dito, insomma si presta a diverse interpretazioni. I corpi sono tutti molto modellati, non so se riuscite a vedere, con i piedi belli torniti, le gambe lo stesso, le manine che hanno delle determinate posizioni, sono tutte molto curati, perché la Velluti, come dicevo, non si ferma all'espressione del volto, ma vuole completare l'idea di scultura. Questa è Giulietta. Io tutte le volte che la vedo ho la sensazione di aver davanti un carillon, cioè ha un atteggiamento così interlocutore che sembra che da un momento all'altro parta e comincia a muoversi. In realtà non è assolutamente così, perché è una bambola che non ha meccanismi. È la bambola più grande che ha ideato Dina Velluti, circa 60 centimetri di dimensioni. Aveva anche lei il suo guardaroba, il bagnetto, la vasca da bagno, i completi di cambio, e piacque molto. L'ultima, il suo lavoro per Furga nel 62, perché poi si interrompe la collaborazione, ecco. E riparte autonomamente con una produzione successiva, rispolverando il vecchio nome d'arte, che era il vecchio marchio Creazioni Ziadina. E c'è una testimonianza della sua partecipazione alla campionaria del 66 a Milano con tre creazioni, che sono il Tonino Teddy Boy, che è appunto questo che state facendo vedere, il Martin Cuor Contento e la distratta Michelina. Questo, ecco, è il Martin Cuor Contento che abbiamo. Questa ce l'abbiamo davvero. Eccolo qua. E la distratta Michelina, che è l'altra delle tre che presenterà in questa occasione. Però precedentemente avevamo appunto la testimonianza della sua produzione attraverso, è stata una cosa veramente casuale, attraverso una signora tedesca che si chiama Hilde Hanselmann, che all'epoca aveva un grande negozio e partecipava alle manifestazioni in Germania. E lei aveva conosciuto direttamente Dina Velluti. Tramite un parente l'ho contattata e ricordava perfettamente le sue bambole, e ricordava anche che la produzione era avvenuta, e parlo di queste ultime, la produzione era avvenuta prima in Italia e poi in Francia. E in secondo momento la signora Hanselmann non era più contenta del risultato, perché parecchi avevano delle imperfezioni, e quindi abbandonò le bambole della Velluti, però le ricordava ancora come esempio di produzione molto caratterizzata e di valore distintiva. Successivamente si vede, questa è un'altra bambola del mistero, diciamo, la Giovannina. Ora, Giovannina risulta essere stata anche prodotta da Furga, anche se ufficialmente nei suoi cataloghi non risulta, non si sa come mai poi non sia stata commercializzata, ma l'artista... dopo il primo tentativo con Furga, per cui la Giovannina non viene commercializzata, farà una Giovannina nuovamente di sua produzione, che si nuovamente, quindi Creazioni Ziadina, ed è una bambola molto rara in vinile, un vinile morbido molto simile a quelle dell'ultima produzione, quindi collocabile come epoca nell'ultimo tempo. Quindi, da quello che si evince da qua, mi sembra che comunque lei faceva delle bambole non tanto giocabili per i bambini, cioè erano delle vere e proprie da vestire per giunta, quindi capisci che è molto limitato. Però tu sei rimasta affascinata da lei anche, perché nel tuo libro c'è una sono rimasta affascinata perché vedevo l'artista. Certo.
si sente questa cosa, si sente molto anche per come descrivi lei, la sua vita, la sua famiglia, la sua casa. Cioè, in questo libro c'è anche, come dicevo all'inizio, una bellissima storia da sapere, da conoscere, perché io per esempio non ne sapevo niente, adesso non è che debba essere un esempio io, però è bello scoprire queste cose. Per tanti era sconosciuta, sì. Non era così conosciuta, no? No. Quindi è bello, questo libro secondo me, dal punto di vista anche tecnico, cioè voglio dire dal punto di vista di chi si occupa di libri, mi fa venire in mente che c'è molto spazio per degli argomenti di nicchia che possono interessare alcune persone e nello stesso tempo essere prodotti letterari, perché una parte è vero che tu descrivi le bambole così come ce le stai dicendo e anche molto di più, però appunto dentro trovi una storia. Sì, è quello che esattamente io desideravo fare, cioè trasmettere non solo all'ambito dei collezionisti, che chiaramente apprezzano il lavoro, ma anche estenderlo, perché la difficoltà che abbiamo noi in Italia, sto parlando, è proprio la diffusione e il far conoscere tanti argomenti anche al di fuori della nicchia proprio più rigidamente circoscritta. Io avrei una domanda, se posso. Dimmi. Curiosando un po' su questa storia che mi ha affascinato, sono rimasto magari dalla parte bambole un po' meno, sì. Però dalla parte personaggio mi ha molto incuriosito e curiosamente ho notato una mostra che è stata fatta nel 2016 in occasione del Salone, sì, del Mobile, alla Triennale, in cui, sì, è stata esposta Women in Italian Design. E esatto. Io avevo associato la storia di Navelluti anche alla Luisa Spagnoli. In qualche misura mi avevano incuriosito allo stesso modo, due donne forti che avevano creato un loro sogno. E curiosamente in questa mostra erano associate anche nell'esposizione vicine il Bacio Perugina di Luisa Spagnoli e la Lilibet di Navelluti. Sì. Allora la mia domanda è, io credo che, come dicevi, la storia anche di questa donna può andare oltre l'interesse di un appassionato, di un collezionista, quindi oltre la nicchia. Tu pensi che, scusa ti do del tu, ma... Certo. Tu pensi che il lascito di questa donna possa essere anche da esempio come... per la creazione dei propri sogni, per la creazione e la costruzione di qualcosa che vada, che possa essere un esempio per le donne, un esempio anche di creazione, di creatività, di imprenditoria. Sì, io credo proprio di sì, infatti io l'ho interpretata e a me è arrivata la sua storia proprio in questo modo, perché consideriamo l'epoca in cui lei ha lavorato, quindi la produzione delle bambole, l'idea di creare, di entrare in questo circuito, lei donna, in un momento in cui la donna si realizzava prevalentemente a casa, con i figli, il marito, l'esempio del decennio, degli anni 50, la premessa al 60, ci rende proprio un quadro del genere in Italia. All'estero il discorso era diverso. Però non dimentichiamo che Dina Velluti, che vive in un ambiente ricco e pieno di spunti artistici, perché lo zio è Ettore Tito, grande maestro dell'arte figurativa italiana, che la ritrae oltretutto in un bellissimo quadro, però la madre di Dina Velluti viene dalla Germania. Quindi è già un esempio per lei di donna estremamente moderna, estremamente avanti, che arriva in Italia giovanissima e diventa reporter alla Biennale di Venezia e lì conosce quello che diventerà il suo futuro marito. Quindi sicuramente lei ha respirato quest'aria
che veniva dall'estero, da Oltralpe, l'ha fatta propria e evidentemente ben si adattava al suo temperamento. Le sorelle invece si sono sposate entrambe e sono diventate madri, si sono realizzate felicemente all'interno della famiglia. E lei ha fatto Poi una c'era anche vita. il fratello, no? Il fratello che con Fratello lei era che stato era partigiano, scultore, Gigetto esatto, Velluti, sì, che le ha sì, fatto sì. anche una scultura su un viso, ho visto. Sì. Quindi lei non si è sposata anche No. forse perché voleva stare, essere molto autonoma, essere. Sì, era una donna molto autonoma, mi diceva il nipote con cui io ho parlato e i cui ricordi ho voluto lasciare nel libro volutamente come zia Dina nei ricordi di Tullio. Lui ricordava proprio come la zia per lunghi periodi si assentasse da casa e poi rientrasse, ripartisse, ecco, assolutamente autonoma e libera. E consideriamo l'epoca in cui eravamo e nessuno sapeva dove andava, cosa faceva e quando sarebbe ritornata. Affascinante questa donna. Allora, qui abbiamo qualche commento. Rosa Russo chiede, dice, le vedo come sculture animate, infatti è così. Vero? Poi, sa quante bambole come queste ci sono, come la Lilibet? Poco. Molto poche, poche si contano forse un po', cioè al momento degli esemplari che noi conosciamo, possiamo dire che ce ne sono pochissimi. Potenzialmente, chissà, ce ne saranno altri. Quelli conosciuti li contiamo veramente sulle dita di una mano, quasi. Inoltre, Leila, diciamo, la produzione furga, no? Ce ne sono diversi perché qui si parla di produzione industriale. Mentre la prima è proprio una bambola d'artista. La Lilibet per Levia è già industriale, ma una produzione industriale veramente minima, quindi poco più della però le precedente. sue bambole per furga, a parte il Pieretto, per esempio, mi ricordo, noi l'avevamo il Pieretto, io da piccola ce l'avevo. Quindi si compravano Sì. Sì. ai bambini. Non ha avuto tanto successo. Ha avuto tanto successo il Tonino, E basta. tanto successo il Tonino per la particolarità che aveva, quindi hanno avuto successo, ma erano bambole difficili. I Sì, difficile. bambini non sempre potevano capirle e avevano difficoltà a giocare perché il divertimento del vestire e spogliare la bambola con tante di queste non era possibile. Perché, non so, prendiamo il Martino, questo, il cuore contento, è impossibile spogliarlo. Io ho provato e mi sono resa conto che è talmente articolato con queste braccia fisse, per cui sfilare la tuta è già complicato. Ma Così da giovanile, che ha una lui ha torsione delle braccia che non permette. sua tuta, quella lì è originale. Originale, sì. E veniva venduto con questa tuta, che era la versione invernale, e poi col costumino a righe, che era la versione estiva. Addirittura ho scoperto che esisteva anche abbronzato, però è stata una produzione di Zanini Zambelli che ha rilevato i brevetti di queste ultime bambole e le ha prodotte come Zanini Zambelli successivamente. E quindi io credo che l'abbronzato, il Martin Cuore Contento abbronzato con il Salvagente, faccia proprio parte di quest'ultima produzione Zanini Zambelli. Avrei Leila un'altra Dasa? domanda, se Ah, posso. sì, vai. Ho notato che, per esempio, nella prima bambola c'è una stilizzazione, una caratterizzazione fisica molto ben definita. Nelle altre si va più verso una antropomorfizzazione, direi, quasi una Sì. vicinanza al reale. Questo, secondo te, è dovuto a una scelta commerciale o a una scelta artistica? Cioè, io preferisco una cosa stilizzata, però magari. Sì, allora io credo entrambe le cose, perché non posso pensare che lei si abbia abdicato ad una sua idea, perché altri le dicevano: no, tu devi fare così. Lei imponeva le sue idee, addirittura sceglieva lei i nomi, pensate un po'. Quindi la scelta non era dell'azienda, ma era personale, ma quando lavorava per Furga.
Quindi sicuramente è stata una scelta artistica legata anche ad un fattore commerciale, perché probabilmente aveva capito che se voleva vendere le sue bambole doveva togliere o aggiungere qualche cosa. E quindi la prima è veramente un prodotto artistico, è nata come un prodotto artistico, è nata come scultura, quindi chiaramente sì, è assolutamente una scultura, una bambola scultura. Nell'epoca che è uscita Lilibet, cioè nel 50, no? Nel Sì. 49-50, che tipo di bambole c'erano? Guarda, l'anno 49-50, e diciamo prendiamo il 51 come riferimento, abbiamo un panorama eterogeneo nell'ambito della bambola, perché abbiamo bambole in materiale chiamato bachelite, che poi è il polistirene, scusa, e tipo le bambole da letto, quelle bambole un po' soffiate, cosiddette, che venivano prodotte molte di loro a Santa Giuletta, nella zona di Pavia. E poi c'erano le bambole, però queste bambole rappresentavano come gusto un po' il tempo passato. Erano vestite alcune da damine, con abiti pomposi, con sete, molto lussuose, diciamo. Poi c'era la bambola innovatrice, tipo la bambola Susi, prodotta dalla divisione della Pirelli Pigomma, che aveva creato questa bambola un po' di rottura, perché era innovativa nel corpo, in quanto era stato utilizzato il poliuretano espanso, però il viso riprendeva ancora le caratteristiche di un già visto, non c'era innovazione. E poi ci sono bambole tipo cioè la Lilibet, non ce ne sono tante come la Lilibet, c'è la Lilibet. E anche la bambola Cristina, che è una bambola della stessa epoca, e sono veramente una premessa come gusto e come concetto anche a qualche cosa che verrà dopo, però è ancora troppo presto per proporle. Cioè la bambola, parlo della Barbie ovviamente, sono le bambole col guardaroba, le bambole con una storia da creare e con gli accessori. Allora, lei la danza dice affascinante anche la storia di quest'artista, controcorrente rispetto a ciò che ci si sarebbe aspettato ai suoi tempi dalle donne, è vero. E qui Infatti, ci leghiamo, è proprio così. è Allora, proprio così. ci sono delle altre domande per Simonetta Saudino? Pare che di no. Io faccio rivedere il libro che, ah no, volevo chiederti, farti dire un'altra cosa. Tu, come è nato poi il libro in se stesso? Cioè, tu hai Allora, fatto la il libro. raccolta, cioè, Sì, ho fatto la raccolta delle bambole, ho messo la tua insieme questa idea. collezione. Sì, Come? ma poi hai deciso con l'editore di farne un Poi libro. ho fatto una mia ricerca personale. L'editore era passato da me, perché l'editore Cherubin diciamo, è Samy Oden, che è stato il fondatore e direttore del Museo della Bambola di Parigi ed è uno dei massimi esperti al mondo di bambole antiche. Era passato da me anni fa per vedere la collezione ed era rimasto colpito da queste bambole, per cui poi in seguito mi aveva proposto di scrivere un libro. E infatti, ed è nato questo Sì, in tuo questo bellissimo modo. libro, che è appunto edito da lui, dal suo marchio Cherubin Edition Sì, di Parigi. Parigi. E per adesso non è distribuito, cioè viene distribuito, chi lo desidera può mandare una mail direttamente a Simonetta. Il libro costa 30 euro. Ed è comunque, come ho già detto, non semplicemente uno studio su queste bambole, su questa, di come sono nate, ma su questa donna che davvero è molto, molto interessante. Grazie a tutti, grazie a te Simonetta, Grazie a voi. Viva in bocca al lupo, aspettiamo un altro libro quando lo il farai. lupo e sì, un progetto Va c'è, vediamo. bene. Grazie Dal ancora. prossimo libro ti aspettiamo qui come una passione Volentieri, diventata vero, con un nuovo personaggio. con un nuovo personaggio. Grazie a tutti, Grazie a ciao. voi, Buona ciao. serata.
Ciao, grazie. Ciao.